Ciao a tutti, il video del tubo, sono Charlie e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui con la mia maglietta della NASA, praticamente, che è uscita in una geek box con questi capelli. Qui sembra che mi sono appena svegliata, ma in realtà mi sono svegliata da un bel po' perché sto studiando. E siamo qui nel secondo video di Diario di una disperata. Non so come è andato il primo video perché ancora non l'ho caricato, lo caricherò oggi pomeriggio, adesso devo andarlo proprio ad editare. Quindi ragazzi, se questo tipo di video vi piace, mi raccomando, lasciate un like immediatamente, perché se vedo che appunto ha tanta fidelizzazione, tanti like, tanti commenti, io continuerò a portarvelo. E sono qui nella mia cucina che devo andare a studiare, quindi vi lascio al video. Buona visione! Si è concluso con Martì. Oddio, sono illuminata dal mondo. Che bella è la finestra che ti fa da softbox naturale. Come avete visto, ieri Martina è venuta a casa perché doveva fare anche lei delle robe che poi non ha fatto perché, vabbè, alla soglia d'attenzione di un cetriolo, quella ragazza. E niente, lì è ancora tutto da lavare perché siamo andati a letto distrutte, quindi non abbiamo lavato nulla. E io sono qui che studio, nella mia postazione bellissima, col mio bellissimo portatile e i miei bellissimi appunti. E anche stavolta voglio farvi vedere qualcosa di molto molto carino. Ieri vi ho fatto vedere l'applicazione che, sempre per rimanere in ambito studio ovviamente, per chi interessa come studio un universitario, come si concentra un universitario, ho scoperto un'altra applicazione molto molto carina che ho scaricato nemmeno un'ora fa. Di cosa si tratta? Si chiama Forest, questa applicazione. Praticamente ogni volta che voi iniziate a studiare mettete un tempo, ad esempio io adesso ho messo 30 minuti perché volevo mettere un tempo breve per provare. In questi 30 minuti tu pianti un albero che poi viene piantato davvero, tu pianti... Ah, ok, aspettate... Ah, mi hanno appena donato 10 monete, ok. Tu pianti un albero e in questa mezz'ora tu non devi usare il cellulare, devi lasciarlo su questa schermata. E guardate, io ho appena, il mio albero è cresciuto, tu pianti l'albero, si vede la piantina. E poi parte il timer, per 30 minuti tu, se esci dall'applicazione, il tuo albero muore. Il mio invece è vivo perché appunto non sono uscita dall'applicazione, sono rimasta qui. In questo modo tu non usi il cellulare, non ti distrai e ti concentri su quello che stai facendo. Si può scaricare anche su Chrome per il computer ed è, secondo me, molto molto comoda. Io adesso posso anche salvare, posso dargli un nome e salvarlo. Che figata, raga! Lo chiamo SDM, che sarebbero le iniziali della materia che stavo studiando. Quindi questo albero si chiama SDM ed è dolcissimo. Ok, che figo. Poi puoi prendere un break, vedi, faccio take a break, tipo faccio 5 minuti di break e poi posso ricominciare a piantare i miei alberi. Alla fine si farà una foresta. Se tu riesci veramente a far crescere l'albero senza farlo morire, quindi a concentrarti senza uscire dall'applicazione, l'albero verrà piantato sul serio e praticamente attraverso questa applicazione tu puoi piantare veramente degli alberi in giro per il mondo per rendere più verde il mondo. Secondo me è un'applicazione molto carina. Come ieri, ragazzi, non mi hanno pagato per fare questa cosa, è solo una cosa che vi sto dicendo appunto perché ultimamente sto studiando, quindi ultimamente sto utilizzando diverse applicazioni per la concentrazione, perché io ho problemi con la concentrazione, mi distraggo veramente troppo troppo facilmente, quindi ho pensato di fare questa cosa. Ed effettivamente è molto carina perché non ho utilizzato nulla sul cellulare e sul computer invece ho semplicemente letto, perché io ho le cose da studiare, ce l'ho anche sul computer, quindi ho studiato un po' dal computer ma non l'ho utilizzato per altri scopi, appunto perché ho questa cosa anche sul computer. Ed è bellissimo, cioè mi ci trovo davvero benissimo, è fichissimo e quindi top, ragazzi, un'applicazione molto bella. Adesso torno a studiare, faccio una piccola pausa di 4 minuti e poi torno a studiare che ho un sacco di pagine da fare. Sono passate un po' di ore dall'ultima clip, ora mi sono cambiata, non ho più il pigiama, ho la mia felpona da studio, dislike ovviamente perché lo studio si dislike, a voi però non lasciate dislike, anzi lasciate like. E niente, adesso metto il computer nel mio zaino bellissimo e sto scendendo per andare a studiare in università. Scusate, vi poggio un attimo qui. Sto scendendo per andare in università con i miei amici e ho preparato lo zaino, che tra l'altro vorrei farvi vedere, poi in un video ve lo farò vedere meglio perché è troppo bello. Lo zaino è stupendo. Allora, facciamo entrare bene il computer e lo scomporta apposta per il computer e per tutte le altre cose ed è fighissimo. Quindi adesso io scendo e magari ci vediamo direttamente lì. A dopo.
ragazzi, ho appena finito di studiare e adesso sto andando via. È un po' strano vloggare per strada da sola, non l'ho mai fatto e spero che la gente non mi guardi male. Comunque adesso sto tornando a casa, ho studiato un bel po', ho piantato ben 4 alberi, 2 alberi da un'ora e 2 da mezz'ora, quindi ci sta. Ho quasi finito tutte le cose che devo studiare per oggi pomeriggio, mi manca soltanto da leggere alcune paginette che non sono riuscita a finire, però le finirò a casa o quando torno stasera, perché adesso vado a casa, mi preparo e poi vado al cinema con Muro e Kenny, quindi sì, anche in questo vlog vedrete Kenny, e niente, ci vediamo dopo. Ciao, ci siamo appena finite di preparare, questa luce è molto gialla e guardate, sono allo specchio e mi sono vestita, mi ha vestito Muro, dopo vi faccio vedere come mi ha vestito. Adesso andiamo a prendere la metro. Adesso andiamo a prendere la metro e andiamo a vederci La La Land al Bicocca Village, quindi spegniamo la luce e ci vediamo dopo. No, fallo uscire, fallo uscire. Ma solo un giorno, riusciremo ad entrare in sala con le luci accese? Poveretta, c'è Muro nel vetro, guarda. Oh, ciao. Cosa stiamo andando a vedere? La La Land. La La Lansia? La La L'appello? La 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 La. Che passata. Allora, oggi Muro ha scoperto di aver passato un esame. Il suo ultimo esame. Lei fino al 27 di febbraio, non deve più fare niente. Niente. Io ho esami fino al 17 di febbraio e poi dal 17 al 23 devo aspettare il voto. Nulla in questo momento. Probabilmente no, per questo sto attaccando la mia bocca al microfono. Tra l'altro Muro ha un canale YouTube, iscrivetevi al suo canale. Ah, dobbiamo fare il video perché adesso sono passata l'esame. Che video? No, è una sorpresa. Non lo spoileri? No, non il video, no. Non lo spoiler, cioè sono di quartiere, lo sanno già tutti quelli. Ma tu, ma tu la UHC come la fai? Te non la fa, un team. Ma team o Vodafone? Wind. Che schifo. Oh! Ciao, stiamo andando verso il cinema. E sono arrabbiata con Martina. Quando mai? Ma 2 secondi fa eravamo così unite. Perché arrabbiata con te adesso? Perché gli ho detto... Ora ti direi. Dove, lei mi ha chiesto dove andiamo a mangiare, gli ho detto voi decidi tu, poi ho detto anzi no, decide lei. Cioè, praticamente lei preferisce il Muro. Non ho detto questo. Sì, perché hai detto dove vuoi te, poi hai detto no, dove vuole Muro. No, ho detto quindi questo. Quindi è più importante. Sì. Non è sì. Che dei gusti migliori. Esatto. Dei gusti migliori. Vedi, cioè, vabbè, io... No, nel senso che magari abbiamo i gusti simili, mio Muro. Ma se tu sei allergica alla Nutella e Muro ne mangerebbe a quintali ogni giorno. Io l'ho vista ieri. Che cosa? No, si costringe a non mangiarla perché sa che ne mangerebbe a quintali. Vabbè. Quindi stai zitta, non avete un cazzo. No, così no, no, stai zitta, vedi, Muro. Vabbè, comunque perché io non posso la senti, mangiarla. La senti, bella? Io per tutte e due, si vede. Infatti. Tu sei allergica alla mela? Lei le mele all'università le mangia tutti i giorni. Che cazzo dici? No, sei allergica pure alla mela. Vedi, quali cazzo sono i vostri gusti? Ma cosa c'entra l'allergia? Ma se tu prendi le cose a quale cazzo allergica, è ovvio. Grazie, ma a tutti piace la pizza. Le cose a cui lei è allergica. Beh, a tutti piace la pizza, a tutti piace la pizza, non ha senso. A tutti piace la pizza. Non è vero. Sì, a tutti piace la pizza. Detto. Ora fermo una persona a casa e gli chiedo se gli piace la pizza. Va, fallo. Oh, no, fallo. Scusami, posso chiederti se ti piace la pizza? Sì. Ok, grazie. Ciao. Ciao. Sono su YouTube. Grande. Scusa, dicevi? Io non ti conosco. È stato divertente. Ciao, siamo qui alla Bicocca Village, ma non siamo andati al cinema. Perché non siamo andati al cinema? Perché, che noia, ha deciso di non prendere la patente. Quindi non possiamo vedere i film oltre le 8, perché se non torniamo a casa. Esatto, perché chiude la metro a mezzanotte. E per qualche strano motivo non mi ha prenotato i biglietti per La La Land, che io avevo prenotato. Evviva! E adesso quindi, oh, che noia, ci prendiamo un cappuccino, un caffè macchiato. Col cioccolato il caffè macchiato, tesoro? Sì, sì, un sacco di cioccolato. Mi raccomando, alle prossime fiere portate tanti cioccolatini. Tanti cioccolatini, ma tantissimi. Al latte le piace un sacco. Cioccolati, sì, e anche fondenti le piacciono. Sì, è vero. No, alla nocciola, così muoio direttamente. Dillo! Raga, un sacco. Barattoli di Nutella. Madonna, lei ne va pazza, ne mangia di continuo. Me li regali.
Raga, sono allergica, non fatelo. Siamo tornati a casa da un po' e ho preparato il cappuccino, quello in polvere di cui parlavo, nella mia tazza presa a Londra. L'ho preparato anche alla bellissima Tina. Facciamola vedere, lei invece lo beve nella tazza presa da Tiger. E Muro invece la maglietta di Marci. E adesso ragazzi abbiamo appena finito di giocare a un gioco bellissimo, Post-it Challenge, che voi avete già visto, molti di voi, quelli più vecchi, hanno già visto sul mio canale due volte. Allora, è stato bellissimo perché la prima parola che mi hanno trovato, è stata Kemun. L'ho visto, Kemun. E non ci ho messo 3 turni a indovinare, è una persona? Che è? Che ci ho messo 3 turni, è una persona? Si guardano in faccia, non sanno che dirmi. Non proprio. E Martina fa, sono due. Vabbè, Martina è stata stupida. Fatto, vabbè, ho detto non una, non ho detto sono due, ho detto non una. Vabbè, non una, insomma, mi ha fatto capire. E io ho detto, vabbè, ho già capito. Nella domanda dopo ho chiesto, è una ship? Sì, beh, vabbè. Ci hai messo 4. C'erano, esatto, vabbè, no, 3. 4. È una persona, è una ship? Annoia. Ho chiesto annoia perché... No, quindi il quarto turno ho indovinato. Vabbè, al quarto turno ho indovinato. Pensare, hai pensato prima alla annoia. Sì, perché siete così stronze che avrebbe avuto questo punto di inizio. Ma anche annoia non c'è più, quindi puoi stare tranquilla. Ok, posso stare tranquilla. Invece Martina, la prima parola gliel'ho trovata io ed era Hitler. Che senza senso. Martina Muro. Specifica, se no... Martina Muro, sì, Muro. La prima era Hitler. La seconda, che l'ha trovata Kenny, è Patatina. Lei era arrivata a dire patata. È stata 10 turni. Tu devi dire esattamente la parola che c'è scritta. Quindi patata noi non potevamo accettarlo. Ma le abbiamo detto sei vicinissima. Lei per 10 turni non è arrivata a patatina. 10, no, 3, altri 3. Hai detto passera, pesca. E poi patatina. Poi cosa hai detto? No, ne ha detto un bel po' prima. No, no, ne ha detto un bel po' prima. No, 2. Mi ha detto un bel po' prima di patatina. E noi continuiamo ancora per piccoli. Noi abbiamo detto sei vicina a patata, è vicinissima, non è proprio patata ma è vicinissima. Lei passera. No, figa, che ne so, no! Figa. E quindi alla fine niente, e basta. E quindi questa è la nostra post-it challenge. Che non abbiamo fatto vedere le sue. Questo è meglio di no. No, infatti. Perché che stava scritto? No. Ragazzi, sono le 2:20 di notte. Siamo ancora qui. Guardate la faccia di Martina, dice tutto. Lei ride come una pazza perché su YouTube stiamo guardando il video del dugongo arcobaleno. È la cosa più felice del mondo. Sono 10 ore di dugongo arcobaleno alle 2:20 di notte. Guardate i miei occhi. Uccidetemi. Ciao, sono adesso le 6 del mattino, come vedete dal mio cellulare, se vedete lo schermo, non so, dice 6 del mattino comunque, e io sono qui che edito con Premiere una cosa che devo consegnare all'università. Ho fatto quasi tutto quello che devo fare, mi manca solo il montaggio che sto finendo adesso, poi andrò a dormire, e di là ci sono Kenny e Martina che dormono, e io che sto studiando. Guardate quanto è bello il mio mouse che si illumina. E niente ragazzi, volevo salutarvi, finisco il montaggio e me ne vado a letto, cioè finisco, faccio una parte di montaggio e poi me ne vado a letto, anche il cellulare scarico. A proposito, no, non vi faccio vedere la password, aspettate, ok, metto che ho, negli ultimi 36 minuti ho studiato, così aggiorno, faccio una foto di mia zia. Quindi ragazzi, niente, volevo augurarvi una buonanotte mentre io finisco di lavorare. Mentre là loro stanno dormendo, ci vediamo al prossimo diario di una disperata. Ciao a tutti ragazzi.